Dell'incredibile. Come ogni giorno mi reco al Reform Club, dove faccio colazione e trascorro l'intero pomeriggio immerso nella lettura dei giornali. Verso sera giungono al club alcuni amici, anche loro accaniti giocatori di whist come me: l'ingegnere Andrew Stewart, i banchieri John Sullivan, Samuel Fallenty, il fabbricante di birra Thomas Flanagan e Gauthier Ralph, uno degli amministratori della Banca di Inghilterra. Iniziano a discutere proprio del grosso furto avvenuto in quella banca la sera prima. Dicono che il ladro non sia un malvivente, bensì un gentleman, ben vestito e di buone... 80 giorni per fare il giro del mondo. Si è mai sentita una cosa simile? Poco prima delle 8 avviso il mio maggiordomo Passepartout di preparare i bagagli con l'indispensabile per partire. Due camicie e tre paia di calze, il resto lo compreremo durante il viaggio. Passepartout l'avevo assunto proprio quel giorno stesso. Monsieur, ho girato il mondo in lungo e in largo e dopo tante avventure ho deciso finalmente di fermarmi al mare per un tranquillo gentleman come Monsieur Phileas Fogg. Passepartout, ti informo che tra 10 minuti dobbiamo fare il giro del mondo. Poveretto, per poco non mi sviene per la sorpresa. Alle 8 è tutto pronto. Prendo il mio mazzo di carte, un fascio grosso di banconote per ogni evenienza e con Passepartout corriamo alla stazione per raggiungere il prima possibile Charing Cross. Qui trovo, venuti a salutarmi, gli amici del Reform Club. Signori, sto per partire. Al mio ritorno potrete controllare il mio itinerario dai visti che avrò fatto apporre sul mio passaporto. Arrivederci e buona fortuna. Alle 8:45 precise il treno parte. La scommessa è iniziata. 80 giorni per fare il giro del mondo. Quindi dovrò essere di ritorno il 21 dicembre alle ore 9:15.
1872. Qui, sulla banchina del porto, un agente speciale di nome Fix passeggia avanti e indietro. Sembra che stia aspettando qualcuno. Sta aspettando proprio noi. Ha il sospetto che l'autore del furto alla Banca d'Inghilterra sia proprio io. Ridicolo. Il fatto è che la mia notizia del giro del mondo in 80 giorni ha fatto il giro. Prima tra i soci del club, e poi ai giornali, e infine al pubblico di tutto il Regno Unito. Ma Scotland Yard ha iniziato a sospettare che la scommessa fosse solo una scusa per fuggire con la refurtiva. Inoltre, la descrizione del ladro gentleman calzava piuttosto bene con la mia. Fix segue Passepartout, che scende dalla nave a fare delle compere, e mostrandosi molto gentile riesce a farsi rilasciare delle confidenze sul nostro viaggio, soprattutto riguardo alla fretta della nostra partenza e alla grossa somma di denaro che abbiamo portato con noi. Passepartout arrivare di corsa. Perdonatemi signore, ma mentre passeggiavo ho visto uno splendido tempio indù e non ho resistito alla tentazione di dare un'occhiata dentro. Ma non sapevo che l'ingresso è vietato a chi non è induista, e così sono stato aggredito da tre tipacci grossi e arrabbiati, ma fortunatamente sono riuscito a fuggire. Riusciamo per un pelo a salire sul treno per Calcutta, ma non ci accorgiamo che poche carrozze più in là è salito anche l'agente Fix. Il 22 ottobre, alle 8 del mattino, il treno si ferma presso un piccolo villaggio. C'è un improvviso. I binari sono finiti. Passepartout e gli altri passeggeri della nave si chiedono disperati: faremo a proseguire il viaggio? A me la cosa non preoccupa molto, quindi mi allontano per cercare una soluzione alternativa. Dopo pochi minuti sono di ritorno su un nuovo mezzo di locomozione, un elefante. Andiamo Passepartout, lo invito a salire e decido di dare un passaggio anche a Chronometry, un signore conosciuto sul treno e la nostra stessa carrozza, anche lui grande appassionato di whist. Ma proprio in mezzo a questa marasma riusciamo a raggiungere l'elefante e a fuggire!
stato incredibile. Il giorno seguente troviamo la ferrovia di nuovo in funzione, quindi lasciamo l'elefante per salire sul treno. Nel frattempo, Agua si riprende e si rivela una splendida compagna di viaggio. Se lo desiderate potete venire con noi ad Hong Kong. Non potrei mai lasciarvi da sola in India. I suoi grandi occhi neri si illuminano. Mi sono molto grata. A Hong Kong ho uno zio che potrà ospitarmi. Seguente giungiamo a Calcutta e alla stazione del treno ci viene incontro un tale in divisa. Mister Fogg, e voi siete passepartout? Come volete, ma vi costerà caro. Sono 1000 sterline. Pago. Così ci rilasciano subito. E Fix rimane leggermente contrariato per aver di nuovo fallito. Poche ore più tardi ci imbarchiamo sul piroscafo Rangoon, diretto ad Hong Kong. E tutto procede senza ulteriori seccature. Andiamo alla ricerca dello zio di Agua, ma scopriamo che si è trasferito in Olanda e non abita più lì. Lei è disperata. Come farò adesso? Beh, semplice. Potrete venire con noi. Ma però Passepartout ha prenotare 3 cabine sulla nave Carnatic. Passepartout si reca al molo d'imbarco e prenota i posti, ma gli dicono che la partenza di domani mattina è stata anticipata a questa sera stessa. Mentre sta tornando per dircelo, Passepartout incontra l'agente Fix. Passepartout ha il sospetto che l'agente Fix sia stato mandato dai soci del club a controllarmi. Decide di scoprirlo. Ma Fix lo invita astutamente in una locanda del luogo e gli dice: devo confidarvi un segreto. L'autore del furto alla Banca di Inghilterra è Mr. Fogg. No, non è possibile. Mio papà non farebbe mai nulla del genere. E poi perché dovrei fidarmi di voi? Io sono un agente di polizia e voi dovete aiutarmi ad arrestare Mr. Fox. No, non farò mai nulla del genere contro il mio padrone. Quell'ignobile individuo ha fatto versare una strana bevanda e durante l'accesa discussione Passepartout porta il bicchiere alla bocca, dà una grande sorsata e un attimo dopo crolla a terra privo di sensi. E adesso vediamo come vai ad avvisare il tuo padrone che il Carnatic e partirà questa sera. Agua e io andiamo al molo e aspettiamo il vano Passepartout.
Ci dicono che il Carnatic è partito questa sera. All'improvviso ci viene incontro un marinaio. Serve un battello? Sì, e che parte anche in fretta. Il 14 novembre dobbiamo essere a Yokohama per imbarcarci sul battello e il piroscafo diretto a San Francisco. Allora potete andare a Shanghai per prendere il generale Glenn. Vi posso portare io con la mia goletta. Che fortuna. Chissà cosa mi può succedere ancora. Ho sentito che andate a Shanghai per imbarcarvi sul generale Grant. Posso unirmi a voi? È fix. Fate pure. Difficilissime. Pare che il numero sia riuscito sempre bene. Fino a quella sera, quando Passepartout vede Alma May in mezzo al pubblico. Il quarto giorno il treno si ferma. Dopo pochi minuti viene da noi il capotreno dicendo: il ponte sul fiume rischia di crollare per il peso del treno. Bisognerebbe proseguire a piedi, ma ci vorrebbero delle ore. C'è un'altra possibilità. Lanciare il treno alla massima velocità sul ponte ci consentirebbe, forse, di passare. Ma bisogna che siate tutti d'accordo. Faccio una breve inchiesta per sapere se c'è qualcuno che trova questa idea affascinante. Cosa ne dite di lanciare il treno alla massima velocità per vedere se forse il ponte sta in piedi? Un treno di eroi. In parecchi trovano la cosa affascinante.
E alla fine siamo tutti d'accordo. Sfruttando la forza del vento, e raggiungiamo Omaha, e lì saliamo sul treno diretti a New York. Thank you.
pianeta, ma non riusciamo a recuperare il ritardo accumulato. Al porto di New York veniamo a sapere che il piroscafo China è già partito da 45 minuti. Sono Mr. Fogg, vorrei parlare con il capitano. Il capitano sono io. Mi chiamo Speedy. Chiedo a Speedy di accompagnarci a Liverpool, ma di accompagnarci a Liverpool Speedy non ne vuole sapere. Estraggo una consistente mazzetta di sterline e la do al capitano. Servono per comprare la nave? Il capitano rimane per un attimo incredulo, poi... accetta. E io prendo il comando dell'Henrietta come un vero lupo di mare. Il carbone è finito, non c'è più niente da bruciare e tra un po' la nave sarà costretta a fermarsi. Rifletto un attimo. Urge una decisione da capitano. Poi l'idea. Ciurma! Demolite le parti in legno della nave e alimentate il fuoco. Svelti! È un ordine! Con, ecco, il vero ladro alla Banca di Inghilterra è stato arrestato 3 giorni fa ad Edimburgo. Siete libero? Mi alzo, guardo Fix negli occhi per un istante e poi... Corriamo e usciamo dalla prigione, corriamo alla stazione e vogliamo su una carrozza per andare al treno e salire sul primo espresso diretto a Londra. Destinazione. Tutti gli orologi di Londra segnano la stessa ora. Le 9:10. Torno nella mia casa di Savile Row.
mi chiudo in camera. Il mattino seguente non vado nemmeno al club per il whist. Verso le 7 di sera raggiungo Ado in sala da pranzo. Mi dispiace per tutti i problemi che ti ho causato. Ormai non ho più sostanze da offrirti, ma posso vedere di riunire quel poco che mi resta per disporlo in tuo favore. Ado mi sorride, mi dice: ma no, cosa dici? Non posso lasciarti solo, soprattutto in un momento come questo. Le prove difficili si superano meglio se si è in due. Non posso lasciarti da solo. Le prove difficili si superano meglio se si è in due. Voglio stare con te, figlia, se vuoi sposarmi. Matrimonio domani lunedì 23 dicembre. Monsieur, corro! Passepartout esce alle 8:05 e dopo 30 minuti piomba nella casa senza fiato. Passepartout, ma che modi? Ma domani, monsieur, è domenica. Ma cosa vai farfugliando, Passepartout? Ma le ripeto che domani è domenica. Io sono andato dal reverendo Wilson e per prenotare la chiesa per celebrare il vostro Signori, ah,
ricordo ancora i volti stupiti dei miei amici. Mi fissarono per un istante increduli e poi corsero da me a congratularsi per il mio successo. Avevo vinto! Della bellissima Anna. Che ne dite? Vale la pena di fare anche il giro del mondo per due beni tanto preziosi? Non è così? A teatro le cose succedono solo una volta, ma nella musica è diverso, va bene.